Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura qua su Rayman 2 The Great Escape. Questo gameplay è dedicato alla mia fidanzata. E niente, andiamo avanti. Insomma, abbiamo la salute a zero, praticamente. Però se non mi prende il controller, io la vedo difficile poter giocare in modo tranquillo, ecco. Ah, ok, mi ha sbloccato il nuovo livello. Il baldacchino, c'è Globox, quindi possiamo andare a salvare Globox. Forse. Vediamo cosa ci aspetta. Ragni. Come sempre, in ogni gioco ci sono sempre i ragni. Sempre, in qualsiasi gioco, anche nel gioco più stupido, ci sono i ragni. I ragni non mancano mai, quindi amore, per la tua felicità, visto che a lei gli fanno schifo i ragni. Ragni! Porca puttana! Ah, ho capito! È come Crash Bandicoot, livello di inseguimento! Ok! Bello, bello, cioè bello! Insomma. Io non so nemmeno dove sto andando. Cos'è? Dove? No, porca miseria. Allora, calmiamoci. Meno male che almeno questo mi salva. Io non so dove. Ah! Vai, merda. Ok. No, mi insegui! Maledetto! Giustamente, ragno, ovvio che si arrampica per la ragnatela, è normale, normalissima la cosa. Anzi, non sarebbe stardo. Sarebbe normale. No, ho sbagliato. Beh, l'importante è che prende. Li prende così. Dimmi di sì che prende Nortas. Non prende lui. Allora, velocemente c'è anche una gabbia. Se faccio così tipo. Infatti è là la gabbia. Allora, qua mi sa che bisogna. No, cazzo, è davanti! Sardo. Sardo. Ah, ma sì, ma vaffanculo, vai, pensavo che. Cioè, allora, diciamo che. L'anello serviva soltanto per prendere appunto la gabbia con il Lumma. Io non so dove devo andare. No! Porca troia! Beh, però bene o male ha preso tutto, dai. Easy, easy. Sto registrando qua intanto il gioco, scusate, perché sempre il dubbio. Meglio controllare sempre, meglio controllare. In modo da non evitare poi di dover fare due volte lo stesso livello. Ma io il ragno l'ho fatto. Che io faccio così, vado così. Vai, ragazzo. Però l'ho preso, buono, l'ho preso. Beh, dai, pensavo peggio, molto peggio pensavo. Ma sicuramente non sarà finito qua. Il livello del ragno, il livello del ragno. Finito.
Filmato? No, scherzo, niente filmato. Beh, 60. Poi a 6 gabbie da prendere, 65 lumi. Siamo già a metà, comunque. Però. Glowbox! È là, l'abbiamo trovato. Allora, Glowbox l'abbiamo trovato, buono. No, bastardo. Ah, posso saltare anche mentre lo miro, più o meno. Quello è il. Non, un attimo, gioco, un attimo. Qui è imprigionato il nemico pubblico numero 2. Beh, numero 1 dovremmo essere noi, in teoria. La sua danza della pioggia ha fatto arrugginire diversi pirati robot coraggiosi. Quindi Globox può fare. Beh, è una rana, quindi. Di solito le sono le rane che cantano quando vogliono la pioggia, se non sbaglio, sì. Raman, mi mira a modo là, per favore. Esci Globox, che cazzo fai lì? Ok. Raman è migliore, è meno male che siamo qua ad aiutarti. Quindi abbiamo liberato Globox, finalmente. Abbiamo liberato il nostro amico. Non è che c'è qualcosa qui da raccogliere? Non penso. Nah. Avanti, avanti, Rayman, forza! Non cadervi di sotto, però mi raccomando. Ciao Globox! Ma qua ci sono dei laser. Merda. Sì, non credo che le rane fanno in questo modo per chiamare la pioggia quando ne hanno bisogno. Comunque, ci no! Avevo fatto caso. Non ci avevo fatto caso, eccetera, cosa, ecco perché è bene controllare tutto. Tutto, 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 tutto. Beh, però che comunque ho visto cosa bisogna fare, in 2 secondi noi la facciamo. Un conto è aver già fatto un livello, un altro conto. No. La gabbia, facciamo il secondo giro, intanto prendiamo tutti i loom, poi scendiamo di sotto, prendiamo la gabbia con l'altro loom e via. Ora tardissimo al luma, maledetto ragno, maledetto ragno. Vabbè, l'abbiamo preso, dai, basta fare tipo così. Ah, me l'ho preso, me l'ho preso. Pazienza, pazienza. Tanto è un pochino di vita, ma va benissimo. E il peggio era se bisognava riprendere tutti i Loom, cioè questi non ce li contava. Allora era un po' tragica la cosa, eh. Siamo a 25. Ok, dai, ci abbiamo messo poco alla fine, non è andata così male. Quindi siamo di nuovo qua, bisogna ancora lavorare Globox, certo lavorare, liberare Globox. Telecamera, telecamera, maledetta telecamera.
Allora, si va di qua e si libera. Ciao di nuovo Globox, come stai? Allora, va bene, facciamo finta che non è successo nulla. Dai Globox, fai piovere. Bellissimo, comunque, come fa a piovere lui è meraviglioso. Ah, fermi, fermi. Dov'è il punto, quindi, dove si cade? Fatemi vedere dov'è questo. Eccolo qua. Oh, preso. Bene. Così stiamo un po' più tranquilli. Che è quello Globox? Cos'è questo? Ci devi far piovere sopra? Sì. Ok. Ah, ok, lo fa crescere. Ok, tipo ascensore. Ah, là c'è un Luma. Globox, però se ti metti davanti non vedo un cazzo. Gabbia, 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 però non so se ti qui si libera. No. Oh, sì, ok, liberato. Ah, là ce n'è uno, guardate. Tutto qua? Sì. Quindi, vediamo questo fiore. Ho fatto la cazzata, non dovevo fare una cosa del genere. Addio Grobox, ciao. E dove siamo? Dove siamo? Siamo di nuovo qua. Ok, quello bisogna recuperarlo dopo, mi sa. Perché in alto, giusto? Parecchio in alto. Però se riusciamo a recuperarlo tipo ora, grande Rayman. A posto, a posto, a posto. Dai, dai, che siamo a 45, ne mancano 20. E tre gabbie, siamo veramente a buon punto. Salvo che non ci sia qualche pezzo bastardo di inseguimento o altro. Ah, qua non mi pare che non c'è. Ah, ok, per far passare lui, chiaro. Chiaro, chiaro. Venga, venga. Non abbia paura. E andiamo avanti. Fatto che lui se la prende comoda e viene di qua. Fiamme. Fiamme. Fuoco e fiamme. Mi sa che devi far piovere qua, Globox. Gabbia. E Lum. Globox, mi sa che devi far piovere qua, Gabos, sei uno stronzo però, mi butti di sotto. Giù. Ma. Dove siamo? Qui. Oh. No, tutto il pezzo no. Poteva già esserci il. Allora io lo salvo, che non ho voglia di rifare.
questo pezzo, nonostante breve, ma evitiamo, visto che abbiamo questa possibilità di evitare di rifare inutilmente il pezzo, si salva e via. C'ho una cosa, salvo un attimo qua, in modo che se dovessi nuovamente cadere di sotto, diciamo, sì, e andiamo. Boia, provo. No, no, bene. Secondo me qua Globox deve far piovere, perché non so, cioè non... A parte facendo, ma la gabbia l'avevamo presa qua. Qua secondo me lui deve far piovere. O prova a passare, ma non credo. No, infatti si muore. No, bisogna aspettare lui, via, c'è poco da fare. Ragazzi, è così, bisogna aspettare i comodi di Globox, che con tutta la sua calma io vivo intanto. So che bisogna aspettare i suoi comodi. Bevo un po' d'acqua, visto che ho bisogno di bere. Oh, buongiorno, è arrivato. Vieni, devi far piovere, ragazzi. Sta a fare. Ah, forse. Vabbè. Grazie, Globox. Robot. Senti, so. Globox, però, levati che non vedo nulla, maledetto a te. Ok, è morto, meno male. Ho filmato. Cosa c'è? Hai paura? No, Globox, no paura. No, non si vede per niente Non devi Globox. vergognarti di aver paura, sai? La nave da guerra e i pirati sono molto pericolosi. Oh, se solo avessi più poteri. Ah, si sta già battendo, Potere? Rayman. Globox, dimenticato questo. Ma che cazzo ti... Non d'argento. Cioè, il titolo si è dimenticato dall'inizio del gioco. Noi potevamo essere più potenti... E te lo sei dimenticato. Bravo, Globox, Così il complimenti. tuo più forte. Lì ha detto premi sul tasto quadrato più a lungo per colpire più forte. Il quadrato rende il mio pugno più forte. Ok, Ok. il classico colpo caricato. Dai, abbiamo capito. Buono però. Sì, ma dobbiamo ancora prendere l'Uma, ragazzi. È finito il livello. Ah, ok. Che succede ora? Pirati. Che bello. Salve. Io però mi nascondo. No, perché devo andare a vedere cosa c'è qua dietro. Infatti, vedete, c'era questo. Poi non ci sono altri loom. Quindi proviamo. Ok. Ah, non ci possiamo muovere. Ma dobbiamo. No, credo che non dovrò. No, infatti è impossibile buttare giù questa. Sta roba. Sardo. Ok, ci colpisce. Quanta vita l'abbiamo tolto. Ok, vabbè, là serve Globox per forza, quindi dobbiamo eliminare il pirata. Ok, quindi quando non abbiamo il lock sul nemico, vaffanculo, noi non possiamo muoverci, cioè possiamo solo ruotare sul posto, vedete, non...
Oh! Rayman, ora non mi fare incazzare. Tirati su a modo, non ti lasciar cadere, ti prego. Ok. Ok, c'era questo momento di panico. Venga, venga, ci serve il suo aiuto. Oh, ma sono già spariti, Lazaro. Buono. No, cazzo. Il... com'è che si chiama questo fenomeno che ti appare la roba dopo? Pop-up. Si chiamano fenomeni di pop-up. Più che altro sono... sono molto frequenti nei giochi vecchi. Ma anche in quelli nuovi, eh. Se hai fatto male il gioco ci sono... fenomeni di pop-up... abbastanza frequentemente. Boh, è un colpo questi qui, buono, buono. Bello, bello, abbiamo ottenuto un bel potenziamento, dai. Un bel potenziamento. Gabbia. Gabbia, quindi bisogna... abbiamo quasi finito il livello, buono. Calmiamoci per un secondo, perché qui sta... Ah, eccola là. Ma non la prende. Troppo in alto, mi sa, ragazzi. Sì, bisogna fare in altro modo. Infatti è quello che ho fatto male per fare. Ok, gabbie 6 su 6, mancano soltanto 4 room da prendere. Globox non si sa che fine ha fatto. Bravo Globox, tu sì che sei sempre accanto a me nei momenti più difficili. E poi andiamo qua. E prendiamo gli ultimi 4 room. Quindi, ricapitolando, 65 room su 65, 6 gabbie su 6. Oh, ho capito. Chiaro, chiaro, bisogna... sì. E là c'è un'altra gabbia. Davvero un'altra gabbia? Perché queste cose qua? Fatemi capire. Quest'altra gabbia non la capisco, ragazzi. No, mi sa che ci serve l'aiuto di Globox. Spesso dove cavolo è andato. Globox, dove sei? Globox. Muoviti, che fai, rincoglionito? Madonna, poveraccio però. No, vabbè, ora, beh, a parte gli scherzi e le battute stupide, così per fare un po' ridere, un po'... Cioè, vabbè, lo capisco, poveraccio, perché, insomma, quello è passato. Mi sa che ci serve il tuo aiuto, Globox, non so come, ma... Qua, guarda. Devi far piovere qua, mi sa. No. Ma non ne fate nulla, Globox. Cioè, non è successo niente. Ah, per passare inosservati. Quindi, ragazzi, ho capito. La fa culo subito. Affanculo subito, ma non hai trovato.
non mi vede, cioè non... No. Porca miseria dei ragazzi, ma Identificazione in corso, tutto a posto, solo un cespuglio. Ah! Ma vaffanculo, ma pensavo che bisognava andare piano piano per cercare di... Uglet, la moglie, penso. Beh, comunque ci hai aiutato tanto, 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 Globox. Però ti sei dimenticato il potenziamento. Il potenziamento. Balletto della vittoria, ovviamente. E abbiamo finito il livello, sì. Allora. Bene, 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 bene. Dunque, siamo a 27 minuti. Direi di vedere com'è il prossimo livello. E poi... Anzi, finiamo qua l'episodio. Perché no? Piano piano stiamo andando avanti. Voglio un attimo vedere se ho dimenticato qualcosa nei livelli precedenti, ma non credo. Oddio, salvo. Ah! Porta. Porta che ci richiedono tot lum. Ma credo comunque di averli per tutti, perché... li ho presi tutti. Quindi, comunque, andando indietro, indietro, indietro. Vediamo. Tutti i nostri livelli che abbiamo fatto. Dall'inizio, quindi facciamo un recap finora di tutto quello che abbiamo preso. Siamo a metà loom, ragazzi, eh? Allora, 10 su 10. 60 loom, 4... 2 fate, 4 gabbie. Che sarebbero 6 gabbie in tutto. Perché appunto che le fate sono nelle gabbie. 35 su 35, 2 su 2. Qua... 45 su 45, 4 su 4, qua c'era la gara con lì. 30 su 30 il tempo, non ce ne frega nulla, l'importante è prendere il tutti i loom, non bisogna arrivare prima di lì, meno male. E quindi cose da fare in meno. 35 su 35, 2 su 2 di fate. 55 su 55, 3, 4, 5 gabbie su 5. Qua 65 su 65 e l'ultimo livello, ragazzi, che è 65 su 65, 6 gabbie su 6. E ora vediamo. 85 loom alla faccia. Il santuario di roccia e fuoco, cos'è la seconda maschera? Io direi di avviarlo, vediamo com'è l'ambiente. E poi finiamo l'episodio, dai. Dai, dai, che stiamo procedendo veloci, spediti. Alla grande proprio. Sono contento, sono contento. Bel gioco, bel gioco, molto carino. Bastardi in alcuni punti, però... bello. Non riuscirò mai a fermare Rayman. Ammiraglio, sono tornato con più di 5.000 schiavi. Boia. Ciò, sei arrivato al momento giusto. Una missione per te, una missione sanguinosa. Uccidere è un piacere. Ordina e sarà fatto. Vai a prendere il corpo di questo maledetto Rayman. Rayman. Consideralo già fatto. Non è Rayman, cioè. Resto Rayman non sarà più di questo mondo. E Joe e i suoi scagnozzi ne faranno carne trita. Che bello il doppiaggio all'epoca. Chi dice Rayman, chi Rayman, chi Rayman. In teoria credo che la pronuncia
corretta sia Rayman. Appunto, man è singolare, men è plurale, proprio scritto e pronunciato, almeno per quel che riguarda la lingua inglese e scozzese. Il fatto di pronunciare la parola scritta man in men, quello è una cosa americana. Però in teoria è appunto Rayman la pronuncia corretta. Bene, vedo solo un numero in lontananza, non so cosa aspettarmi. Quindi, Rayman, girati di qua. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche. Seguitemi anche sulla pagina di Facebook, dove appunto andrò a pubblicare tutti i vari video, più o meno, insomma, quelli che riesco, appunto, nuovi video che escono qua sul canale. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Rayman 2 The Great Escape. Ciao!